La notizia del parto ti ha reso felici tutti, a partire dai tanti colleghi Rai che hanno voluto dedicarle almeno un momento per farle gli auguri. E anche la vita in diretta non è stata da meno, in particolare, è stato a raccontare un retroscena sulla conduttrice di Storie Net. Secondo quanto riferito dal presentatore TV, la neomamma ha conversato subito al telefono con lui, nonostante la gravidanza fosse giunta al termine soltanto 60 minuti prima. Infatti, rivolgendosi alla Cuccarini, ha affermato: "Ma sai la cosa pazzesca, Lorella? Ieri c'è stato un giro di telefonate, ho sentito anche Mara Venier". Poi ho chiamato, un'ora dopo il parto, e lei mi ha risposto. A sorprenderlo è stata la grande forza della Daniele, che anche se si era appena resa protagonista di un evento molto faticoso, ha accettato di parlare con Matano. Quest'ultimo non si aspettava di trovarla già così in gran forma dopo il parto. Continua dopo la foto. Alberto ha aggiunto, aveva appena partorito ed era già pronta. Durante dunque la trasmissione in onda questo pomeriggio su Rai 1, sia lui che Lorella hanno ricordato la nascita della piccola Carlotta. Entrambi hanno confermato di essere veramente felici per questa lieta notizia, perché è nata Carlotta, la figlia della nostra amica e di Giulio Tassoni. Ecco qui una foto che ha postato lei poco fa. Ed è stata quindi fatta vedere l'immagine della neonata. Continua dopo la foto, anche Elisa Isoardi, la presentatrice della Prova del Cuoco, si è complimentata ed ha detto, fatti sentire. Ha invece concluso il suo personale messaggio, aggiungendo che è da considerare una persona eroica. Infatti, fino a ieri, lunedì 25 maggio, era ancora in onda con la sua trasmissione TV. Davvero molto emozionante è stata la didascalia postata dalla padrona di casa di Storie Net, a corredo della tenerissima foto. Continua dopo la foto, eccoti qui amore mio. Per me è bello guardarti negli occhi e stringerti il cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20:15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg. La più grande emozione della mia vita. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto. E poi, dopo un cuore rosso, aveva inserito gli hashtag cancelletto diventare genitori, cancelletto gioia.